Roma, prima nel pianeta per la cucina e in pole position per alberghi, musei, mostre e bellezze varie. Lo hanno decretato i turisti di tutto il mondo attraverso le recensioni su TripAdvisor, complici la fine della pandemia e il rilancio della città eterna, a cui sta lavorando l'amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri. Per fortuna c'è un riconoscimento internazionale molto forte e quest'ultimo ha una valenza particolare perché che Roma viene indicata da TripAdvisor come location premium, la più importante, la prima nel mondo sull'aspetto food e nella scelta degli utenti. Era avvenuto lo scorso anno, eravamo già molto contenti, viene confermato quest'anno e quindi è sempre difficile confermarsi. Ma la cosa pazzesca è anche nella scala mondiale delle città passa dal sesto al quarto posto, perché nonostante i problemi che Roma ha, perché tutte le grandi metropoli hanno grandi problemi, il mercato o il turismo internazionale riconosce delle particolarità uniche. Quali sono i turisti, le nazionalità soprattutto, dei turisti che scelgono Roma in questo periodo? Ma il primo posto è un po' da tradizione, ma quest'anno hanno battuto ogni record, sono gli americani. Gli americani nel 2022 a Roma sono aumentati del 200, quasi 50% rispetto al 2019, che è l'anno boom, l'anno pre-pandemico. Una ripresa che alla capitale viene ormai riconosciuta ufficialmente anche dalla stampa estera più autorevole. Come voi sapete, la stampa parla naturalmente delle cose negative, delle cose positive ha bisogno che qualcuno gliele ricorda. Quindi noi abbiamo iniziato un tour girando, parlando di nuovo con le testate, facendo presente tante cose belle che avvengono a Roma e che magari uno non se ne accorgerebbe. Vedere il New York Times che ti dà la prima pagina, pensa a Colleoppio, vedere da classe NBC a qualunque grande, non so, Times, questi grandi gruppi che tornano a parlare bene di Roma, riconoscendo anche i problemi che Roma ha, ma che sono inferiori a Parigi. Cioè i grandi problemi di Roma. Chi si occupa di stampa estera lo sa bene, cioè le periferie di Roma che hanno mille problemi che noi vogliamo affrontare sono nulla rispetto ai problemi delle periferie di Parigi o di Londra che hanno un tasso di criminalità pazzesca, che hanno un costo della vita pazzesca. Il turista che arriva a Roma impazzisce in positivo, poi ovvio abbiamo tutto l'interesse di migliorare il decoro, la fruibilità di tante cose, ma questo grande arrivo di turisti ci permette anche di avere maggiori fondi per intervenire.